diciamo la verità, Marco, non è che il fatto di scegliere appunto di attribuire a te questo ruolo per i premi come talent scout del settore giovanile per la nostra trasmissione, non è che nasce così a caso. Insomma, No. quest'anno hai avuto anche diversi riconoscimenti perché Certo. a partire, insomma, dalla prima puntata nazionale l'anno scorso Sì, la sul canale nazionale, giusto, a diretta stadio, diretta stadio, e bella esperienza. quest'anno con la Juventus sei tornato Mi nuovamente hanno negli studi di richiamato, diretta stadio. sì, ero Quindi insieme all'amico Gabriele, è venuto con sì. me, mi hanno richiamato, una grande soddisfazione essere lì negli studi di 7 gol, insomma a livello nazionale, è stata veramente una bella esperienza. Anche noi siamo orgogliosi. Tra l'altro, ora la regia sta mandando in onda anche questa immagine perché la Nazione di Empoli Sì, ti ha anche dedicato un mi ha articolo. dedicato un articolo Fattori, giornalista di Empoli, io essendo di Empoli, nato a Empoli, sono stato a Empoli per tanti anni, poi mi ha dedicato questo appuntamento settimanale sullo sport e la cronaca di Empoli, infatti l'empolese Molina ribalta nazionale, insomma è una bella soddisfazione, il giro di un paio di anni, soddisfazioni, chi lavora onestamente e lavora bene e lavora con No, il cuore, la passione e per fortuna tutto. viene È vero, è riconosciuto. vero, è Mi sembra anche giusto, vero, però, Marco, io vorrei andare a vedere un condensato di quello che è è vero. Sì, successo proprio a è diretta. stato C'è un montato da Gabriele, piccolo una cosa montaggio molto che il bellina. nostro Gabriele Michi ha realizzato. Allora, andiamo a vedere le chicche che il nostro Gabriele ha raccolto per noi. Ben ritrovati, allora continuiamo sui cardi, sul mercato dell'Inter, tra poco voglio sentire anche Luca, prima però vediamo e ascoltiamo questa intervista realizzata con Beppe Bergomi, realizzata dal nostro Marco Mordini della redazione di Firenze con la realizzazione tecnica di Roberto Cinetti, appunto Bergomi che parla dei nerazzurri di queste prime 2 giornate del caso Icardi. L'Inter attuale può fare qualcosa in più perché è migliorata tanto con Conte, con l'arrivo di Godin, Sanchez, Lukaku, che insomma è un grande attaccante, si può dare battaglia perché la Juventus ora avrebbe anche un po' stancato, nel senso tutti questi campionati, 7-8 campionati di fila, può farcela l'Inter quest'anno? Guarda, farcela a vincere non lo so, però negli ultimi 2 anni ha ottenuto un quarto posto proprio all'ultima giornata. Io penso che l'Inter adesso è costruita per stare nei primi 2 o 3 posti, ma con sicurezza, insomma, perché la squadra è forte, perché il grande investimento è stato fatto sull'allenatore, c'è tanto lavoro da fare, da crescere, perché se vuoi raggiungere la Juve non puoi mai sbagliare. Qua stava per combinare Mamma la mia! frittatona a Firenze. Rinvia Federico! nell'area piccola, non vede Chiesa perché ha il sole contro. Mamma Rinvia mia! dritto per dritto su Chiesa che di piede destro prende la Mamma palla in pieno. mia! La palla sale di mezzo metro sopra la traversa. Il portiere sarebbe stato battuto. Via, 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 è il Questa è la momento, è il leggerezza di momento! Elite. Occhio a Pezzella che strappa la palla in mezzo al campo. Via! Ribéry sulla sinistra, può allargare. C'è Castrovilli che la mette in mezzo. Basta! La No! buca Si è Chiesa. bagnato! E conviene approfittare di quelle È due o tre quello! occasioni, perché ci sono squadre che due o tre occasioni con la Juve non ce le hanno in È 90 minuti. La quello! Fiorentina le ha avute in mezz'ora, eh. Non vorrei Cioè. fosse rimasto qualche residuo del buon Pioli, perché Pioli, io dicevo sempre, bisogna sperare che non ci sia il sole nella partita perché potrebbe aver paura della propria ombra. Allora, avendo capito che Occhio, Montella Ribéry. deve osare un po' di più, dopo che parliamo fra Juventini e Fiorentini, Storicamente non so amici, se eh? sei d'accordo con me. Ma noi siamo amici loro, sono No, loro che non sono, certo, non capisco perché questo c'è attimo. molta rivalità, Vabbè, diciamo molta rivalità. vado No, ma anch'io. tranquillo, che guarda che Vediamo no, vediamo sono se. Juventino, ma non sono stupido. Ah, ok. Forse È molto sofferente, che ha dirà? cambiato maglia, cambiando maglia, questo bianco e pantaloncini rossi, non si riconoscono.